Jazz No Dead Festival, 8ª edizione. It's all about love, qui al Bar Saltea questa sera con Marcello Giordani. Grazie innanzitutto di essere venuto. Grazie a voi ragazzi, è un piacere suonare con voi. È stato fantastico, ma cosa devo dire? Alla fine, a mezzanotte e mezza, ragazzi, sono arrivati i vigili, ci hanno lasciato una bella multa. Questa cosa sta andando avanti da un pezzo. E sebbene si era promesso che, insomma, ci lasciavano fare il festival, questa cosa non si sta tanto avverando. Però noi teniamo duro, non molliamo mai, siamo sempre a puntare l'occhio sui locali stranieri, perché poi alla fine lo sai benissimo che all'estero non è così, non è assolutamente così. È tipico italiano quello che sta avvenendo. Questa sera ho suonato Feeling Hot, Futura, la versione strumentale, molto carina con il sax. Poi un disco molto particolare che mi piace suonare ultimamente è Luania, il nuovo, che ha questo titolo stranissimo che non so dire, per cui basta riprendilo pure. E poi, visto che è periodo di New Groove, come sapete sono affezionato a New Groove, questa sera, come stagione, sì, perché li stanno rifacendo, rimestando in tutte le salse, avevo tirato fuori Asia Love, che è molto carino e simpatico, che poi stasera ho messo. E adesso vediamo i tuoi dischi, perché hai una valigia veramente hot e soprattutto poi degli edit fatti tuoi che appunto rendono caratteristico il tuo set, la tua musica. Ma sì, diciamo che io le tracce tendo un attimino a farle un po' a mia immagine, come amo suonarle, con magari una intro un po' più lunga per riuscire a mixarle. Sei come Ron Hardy, diciamo, ti rifai i breaks, le cose. Vabbè, sì, certo, sì, sono come Ron Hardy, diciamo così. Comunque, vabbè, sapendo che la volta scorsa il festival hanno suonato Tiger and Woods, e Tiger and Woods hanno tutti questi edit segreti, ecco, questo è un edit di Tiger and Woods. Cioè, hanno editato Hold On di Cream Cycle, poi uno dei miei pezzi preferiti dell'Italo Disco, perché in pratica è un io suono lo strumentale di Los Angeles TF e per me suona come proto house, potrebbe essere tranquillamente una traccia house dell'83, e secondo me ha ispirato, insomma, parecchi produttori, da Kevin Sanderson a Timmy Regisford e a tutti questi di Chicago, che al contrario dei DJ italiani nell'83 suonava la roba italiana. Esatto. Perfetto. Poi vabbè, questo è un super classico della Acid House, Maurice Joshua. This is Acid. Vabbè, insomma, non ha bisogno di tanto. Non ha bisogno di presentazioni, è una figata, poi inserito nel contesto musicale. E la gente, secondo me, ho visto che ha apprezzato parecchio. Sì, anche i vigili è piaciuto. I vigili soprattutto. La prossima suono la dub, se mi avvertono prima però. Ti ringrazio ancora, Bar Saltea ti ringrazia, e andiamo avanti con Jazz No Dead, It's All About Love. Grazie. Grazie a voi ragazzi, ciao. Ciao.